Buongiorno ragazzacci miei e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Paoletto. Per chi mi conosce lo sa chi sono. Ormai sono 7 anni che vivo in Romania e volevo passare questo anniversario con voi, perché arrivai in Romania il 15 agosto del 2017, quindi sono esattamente 7 anni precisi oggi che sono in Romania e vivo a Bucarest. Ovviamente, per chi non mi conoscesse, vengo da Roma, mi sono trasferito qui per amore, dove sono stato insieme a questa ragazza, abbiamo deciso di lasciarci, però come si dice, mai dire mai, mai dire per sempre. Oggi invece vi volevo parlare proprio di Ferragosto, come si passa il Ferragosto in Romania a Bucarest. O meglio, non è come a Roma dove muore tutto e pure gli alberi si nascondono, ragazzi, ok? E non vola una mosca. A Bucarest, in Romania, comunque sia, la giornata è quasi normale. Qua si festeggia la Santa Maria, per quanto riguarda insomma la religione ortodossa e la morte di Maria, giusto? Quindi si festeggia onomastico, insomma. Tutta la gente ovviamente fa gli auguri a tutti i nomi con Maria, Marianne, Marinella e via dicendo. Quindi adesso che vogliamo fare? Vi voglio far vedere un po' com'è la città. Se c'è la gente, guardate i tram nuovi, tutto tranquillo come al solito. Bucarest pulitissima, guardate che robetta, motociclette senza bloccadisco, senza catene, tutto tranquillo, nessuno che ruba, parchetti nuovi. Come potete vedere, questa è la situazione di Bucarest. E adesso vi volevo portare un attimo con me, perché oggi sono aperto anche oggi, solo che siccome fa caldo apro un po' più tardi. Per chi non lo sapesse, io quando arrivai in Romania, guarda che macchinoni Romania, per chi non lo sapesse, il discorso è che io quando sono arrivato in Romania, perché magari certi non mi conoscono, dicono come hai iniziato Paolo, vi racconto un po' sta storia, andiamo in macchina e dopodiché parliamo. Allora, come ho iniziato? In poche parole, c'avevo quando sono arrivato, ovviamente non è stato facile, ragazzi, come tutte le cose non sono facili, perché non sapevo la lingua, insomma non c'avevo amicizie e via dicendo, quindi ero solo fissato sulla ragazza. Allora, intanto andiamo a prendere il fusto di birra, che ieri mi è finita la merce, manco lo sapevo, pensavo che non venisse la gente, ma anzi ogni giorno ne viene di più, quindi agosto invece di essere un mese morto in Romania è il mese che sto lavorando di più, ok? Che succede? Andiamo a prendere sta birra, nel frattempo vi racconto come ho iniziato l'avventura in Romania. In poche parole, sono arrivato qua, dopo 6 mesi io commerciavo automobili a Roma, insomma, e dopo 6 mesi ho deciso insomma di lasciare l'automobili, perché insomma il socio mio ha detto: Paolè, mi sono aperto l'Airbnb e quindi comunque sia non mi posso occupare delle macchine, e ho detto va bene, quindi che faccio? Ho mandato il CV, ho scritto il CV su ejobs.ro e dopo 3 giorni mi contattano 3 aziende, EA Games, Accenture e Jampact. Vado direttamente a fare il colloquio dopo 2 giorni da EA Games, ragazzi. Che succede? Mi dicono: ok, va bene, sei accettato, tra 2 giorni vieni a firmare il contratto. Ok, bam, vado a firmare il contratto, tutto quanto. Vi parlo del 2017, eh? 900 euro al mese più i bonus di qua e di là, insomma con gli straordinari arrivavo a 1200-1300 euro quando facevo gli straordinari, ok? E che vi volevo dire? Un'altra cosa, ragazzacci miei, il discorso è che ho iniziato insomma a lavorare. All'inizio era difficile, non c'avevo amici, cose, non sapevo la lingua, quindi piano piano sotto al palazzo quando scendevo, ciao ciao, poi salut salut, iniziato rumeno, buona ziua, buona sera, sarumuna, vabbè insomma tutte ste tarantelle qua. E poi dopo diciamo un annetto mi sono integrato. Devo dire che all'inizio è stato difficile, perché non conosci nessuno, ti devi ambientare. Man mano ho iniziato a lavorare, ho lavorato alla EA Games per 4 anni e 7 mesi. Dopodiché ho avuto sempre il sogno di aprirmi qualcosa, ok? Allora ho detto: sai che c'è sempre sta cosa delle bagetterie, fammi fa, che volevo fare, insomma, tramite
altre conoscenze, avevo provato già a affittarmi qualche food truck, qualche insomma cose, però non è uscito, prima perché la pandemia, poi perché insomma io sono tornato un po' in Italia, che dovevo tornare in Italia, insomma tra una cosa e un'altra sta cosa non è riuscita e poi lavoravo pure, quindi non dedicavo tutto il tempo all'attività, ok? E niente, adesso invece ho deciso di farla seriamente. Da 2 mesi mi sono messi i soldi da parte e diciamo, ho aperto questa attività e vi devo dire che sono veramente troppo contento perché non me l'aspettavo che la cosa, insomma, si evolvesse così veloce, cioè nel senso che comunque la clientela si abitua veloce al negozio, non so come spiegarvelo. Vabbè, in poche parole, raga, cioè la percentuale di vendita è molto alta a Bucarest e quindi le cose, qualsiasi cosa che apri, vanno. Un'altra cosa che vi volevo dire per quanto riguarda insomma Ferragosto a Bucarest, adesso ve lo faccio vedere. Allora, quando attraversano le strisce in Romania ti devi fermare anche quando si immette proprio davanti alle strisce, perché se ti vede la polizia e non ti fermi ti leva la patente 3 mesi, ok? Questa è la situazione, ragazzi, stiamo andando al fornitore della birra. Guardate qui com'è la situazione. Comunque la gente ci sta. Ferragosto per Bucarest, anzi, è un giorno dove si lavora secondo me di più, a differenza di Roma dove la gente se ne va via, anche perché qua vengono tutti i rumeni che stanno, insomma, in vacanza. Cioè che lavorano in Italia o in Inghilterra, vengono qua e si fanno le vacanze qui, quindi la gente esce nei parchi, esce nei ristoranti e via dicendo. Noi apriamo più tardi questi giorni della settimana alle 18 perché, raga, fa troppo caldo, quindi preferiamo aprire più tardi, ma chiudere anche più tardi, ok? Apriamo alle 18 e chiudiamo alle 2-3 di mattina. Ieri l'ultima cliente ci è venuta alle 2 di mattina, dice: Paolo, mi hai salvato, porco due. Che grande, Matuscia lì, la chiamo Matuscia. Comunque, ormai cliente fissa. Quindi, ragazzi, la Romania è una realtà tutta di fiorire, tanta roba, guardate, tanto verde, tanta economia che si muove, la gente spende, non bada a risparmi, quando devono, insomma, comprare qualcosa, va alla grande, ok? Qua adesso tutti questi che fanno i speedy pizza sono tutti dello Sri Lanka, quelli del Bangladesh non gli danno la possibilità di entrare in Romania perché, che è successo? Usavano in poche parole la Romania come ponte per andare poi nelle altre nazioni come l'Italia, Germania e via dicendo. Tanto per cambiare, le BMW in Romania ormai è una storia conosciuta dove si sa che in Romania la BMW è la macchina di prima, diciamo, di punta, ecco, ok? In Romania se non c'è il BMW sei un poraccio. Voi rumeni che mi guardate, ditemi la verità, non è così? Quindi Paoletto sta col suo indistruttibile Touran, ok? Cambio automatico, ragazzi, eh? Paoletto Design SRL, sto carro armato, quindi sono un poraccio in confronto, ragazzi, ok? Comunque, niente, andiamo là. Intanto vi faccio vedere qualche tratto di Bucarest, così vedete anche voi com'è cambiata, com'è cresciuta e via dicendo, ok? Spero che questi video vi piacciano, ragazzi. Siamo tornati su YouTube, eh? Siamo iotati sul tubo, siamo tornati. E dai, o no? Quindi qualcuno che mi conosce, ovviamente ci stanno i ragazzi che mi seguono anche da altre piattaforme e via dicendo, quindi alla grande. Dai, andiamo un po', va. Vediamo che succede. C'è un altro X5M, ok? Che robetta, ragazzi. Dai, Guardate qui le nuove palazzine di Bucarest che ve lo volevo far vedere qua, vabbè, rifatte però. Ok? E qua, come potete vedere, le nuove zone, con lì tutto bello pulito. Comunque, come
come si guida a Bucarest da nessuna parte, raga. È top. Qua Alpegni, tutto nuovo, strade senza buche, qua che continuano a costruire. Ok? Ma vediamo un po' la zona nuova, se riusciamo a vederla. Guardate che spettacolo. Anche se sorpassi a destra, in Romania nessuno che ti si infila, ragazzi. Cioè, è una cosa assurda questa. Tu guidi a destra, sorpassi, nessuno che ti si infila, a meno che non mette la freccia e quindi poi si sposta sulla destra. Ok? Dopodiché si va al lavoro, che tanto la merce ce l'abbiamo, la carne fresca ce l'hanno portata, la manzata, il fusto di birra l'andiamo a prendere adesso, e le bibite ce le abbiamo dietro, che mi sono incontrato con quelli dell'Aquila perché si sono finite pure le bibite. E là c'è tutta la zona nuova del settore 3, mo non mi ricordo come si chiama. Voi che siete di Bucarest e state guardando questo video, mi potete aiutare a dire come si chiama, ok? Vedete, quindi qua per esempio vanno tutti a destra e c'è nessuno che ti si infila, ok? Non so se devo piare il punto o no. Noi lo piamo il ponticello, ok? E poi qui c'è l'IKEA, Jumbo. Guardate che spettacolo. Ah, qua è il ponte illuminato quando si torna la sera. Ok. Ah, no, è questo il ponte illuminato. Ok. Questo la sera, con tutte le lucette accese, è molto carino. Adesso questa sarebbe l'autostrada Bucarest-Costanza, ragazzi. Ovviamente noi dobbiamo uscire qua, che dobbiamo andare al magazzino, ecco dove dobbiamo andare. Ok? Eccolo, regà, Ursus. Aia, siamo arrivati, eh? Siamo a Majuns. Come si dice in rumeno? A Majuns. Okay? Regà, devi stare sveglio nella vita. Se non stai sveglio, cioè, questa. Allora, questa è la Tarel. Ditemi se ne conoscete un'altra dove posso risparmiare. Ok, Tarel, andiamo là, andiamo dentro, il guardiano non c'è, andiamo qua, abbiamo la Mars. Ecco qua, dobbiamo andare qua dietro, regà, mi ha detto che lo prendo il punto di vista. Vediamo un po', se qua, così almeno facciamo un bel ordine, dai, eh. Niente, regà, l'abbiamo preso, sta dentro al cofano, adesso si torna alla base e si va al lavoro, eh? Ah, mamma mia che callara oggi, top. Allora, qui stanno costruendo la zona nuova nel settore 3 dove c'è le Leroy Merlin e tutte le cose. Dovrei prendere uno scaffale per le bevande, però non c'ho il tempo, vabbè, la prossima volta. Comunque, la roba l'abbiamo presa, ragazzi. Stiamo pieni di fatture, pieni di cose, pieni di pizze fighi. Ovviamente la situazione di Bucarest a Ferragosto è questa, quindi comunque è pieno di gente, altro che. Adesso stiamo tornando al negozio, ragazzi, al Paoletto King Food. E dopodiché si inizia a lavorare. Già sono le ore, per farvi capire, prima sono le 5 e calcolate che alle 6 iniziamo, il tempo di scaricare la roba e iniziare a spingere, ok? Oh, vi dirò, sono veramente contento, sono 2 mesi che sto aperto, per esattezza 2 mesi e 2 giorni, perché abbiamo aperto il 13 di giugno con Mirelluccia, e alla fine sta andando molto bene per essere l'inizio. Ovviamente a settembre aumenterà il lavoro, perché adesso stanno la maggior parte in vacanza, poi fa caldo, quindi immaginate che la gente non è che c'ha molta fame. Come potete vedere, Bucarest tutta pulita, giusto chat o no?
Dai, fatemi vedere un attimo. Dedita il video. Non vi voglio tenere più per le lunghe. La situazione è questa della Romania. Adesso si sta molto bene. Comunque, come vi dicevo, ci vuole sempre il tempo per le cose, come appunto per ambientarsi qui, imparare la lingua e via dicendo. Così la stessa cosa per i business, i clienti che diventano clienti fedeli, insomma, uno tira l'altro col passaparola e via dicendo. Ok, non lo so, ho preso una buca, si è staccato l'aria condizionata. Ma che cazzo è sta macchina? Mamma mia, che qualità comunque del video, eh? Che cazzo di qualità di video, ragazzi. Vedete, sorpassa la destra, nessuno che ti dice niente, ma è proprio tranquillo. E i sacchetti dell'immondizia sul bordo della strada per essere raccolti. Da Città Nuova. E che cazzo è freddo? Vedete i sacchi, raga? Ecco, di questo che gira. Un altro sacco qui. Ci vediamo al prossimo video. Ditemi cosa volete sapere. Vi mando un grandissimo abbraccio. Per oggi è tutto. La situazione è trafficata. Ciao.